Un saluto agli amici di NewsWeb 24, ben ritrovati. Oggi il nostro approfondimento è dedicato alla giornata mondiale della violenza contro le donne che si tiene ogni 25 novembre, un appuntamento ormai diventato annuale con varie manifestazioni in tutta Italia, particolare attenzione anche per la Capitanata tra Cirignola, Poggio, Ortanova, Stornara, Stornarella, ma in questo caso noi poniamo l'attenzione soprattutto sul capoluogo d'Auno, dove ci sono state una serie di iniziative che sono state messe in atto dall'associazione Runners Varco San Felice di Poggia, e noi abbiamo con la cortesia e la straordinaria sensibilità la presidente dell'associazione Anna Paola Impronta. Buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie di aver Grazie, risposto al grazie nostro cortese invito. per... grazie a lei, signor Siena. Allora, premettendo che la stessa associazione, proprio per il 25 novembre, ha una collaborazione con il Centro Antiviolenza, però l'associazione Runners è già attiva con un'altra iniziativa importante che si è svolta in queste ore e che Anna Paola può dirci nel dettaglio. Prego. Sì, allora, sì, come accennava il signor Siena, noi abbiamo collaborato con il Centro Antiviolenza per la realizzazione di braccialetti rossi, come questo, con un Lo vediamo campanellino. benissimo in primo piano, stupendamente. E questi braccialetti, il Centro Antiviolenza, li consegnerà, nelle scuole superiori. Proprio il giorno 25 novembre, chiaramente seguito da filmati e anche una conferenza insieme a questi ragazzi. Questa è la nostra collaborazione, ma l'iniziativa è del Centro Antiviolenza. Poi, per quanto ci riguarda, noi abbiamo partecipato alla Settimana dei Diritti. Organizzata da Parco San Felice, da Parco Città. E siamo entrati all'interno di questo programma con due iniziative. Una che si è tenuta ieri pomeriggio in biblioteca, nell'aula dedicata alle associazioni, e un'altra che si è tenuta questa mattina per i diritti dei bambini. Come diritto all'ambiente sano e diritto alla salute, sia fisica che psicologica. Quindi abbiamo praticamente dedicato questi due momenti alla settimana dei diritti. Per quanto riguarda l'iniziativa, di ieri, che si è appunto tenuta, in biblioteca, noi abbiamo presentato un artista del 1600, Artemisia Gentileschi. Abbiamo scelto Artemisia Gentileschi per la sua storia, per come ha vissuto, la violenza, ma da come non si è fatta, soffocare da questa violenza. E la sua pittura, la sua arte è stata il suo riscatto. E questo, siccome la nostra associazione è formata fondamentalmente da donne, donne che vogliono ritrovare a riprendersi il proprio corpo, avere il controllo del proprio corpo, camminando a schiena dritta e a schiena dritta e con passo spedito, perché è questo che bisogna fare, cioè essere orgogliosi di essere donne e attraverso questo sentimento possiamo anche affrontare le difficoltà per non farci abbattere. E abbiamo pensato a Artemisia Gentileschi perché un po' interpreta anche in un altro modo con la pittura, con la sua pittura meravigliosa, il riscatto. E poi in alcuni quadri, oltre a essere raffigurate le donne, soprattutto eroine in genere, vengono anche raffigurate altre donne che aiutano l'eroina. Cioè, e quindi anche la fratellanza, la sorellanza, anzi, che Artemisia cercava nelle donne e che non è riuscita a trovare,
lei la trasportava sulla tela e noi è di questo che la sorellanza, cioè essere sorelle, aiutarci l'una con l'altro. Ecco, questo è questa è l'iniziativa un fattore di ieri. Molto importante in ciò. E a proposito proprio di questo evento dedicato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, abbiamo la possibilità, grazie anche al prezioso apporto di Anna Paola, di poter sentire una splendida poesia di William Shakespeare, che è stata fatta da una amica personale e anche dell'associazione, Antonia Chiancarella. L'andiamo a sentire insieme, Il religioso silenzio. Eccolo. Una poesia dedicata alle donne di William Shakespeare. In piedi davanti a una signora. In piedi, signori, davanti a una donna, per tutte le violenze consumate su di lei, per le umiliazioni che ha subito, per quel suo corpo che avete sfruttato, per l'intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete tenuta, per quella bocca che le avete tappato, per la sua libertà che le avete negato, per le ali che le avete tarpato. Per tutto questo, in piedi, signori, in piedi, davanti a una donna. E se ancora non vi bastasse, alzatevi in piedi ogni volta che lei vi guarda l'anima, perché lei sa vedere, perché lei sa farla cantare. In piedi, sempre in piedi, quando lei entra nella stanza e tutto risuona d'amore. Quando lei vi accarezza una lacrima, come se foste suo figlio. Quando se ne sta zitta, nasconde nel suo dolore la sua voglia terribile di volare. Non cercate di consolarla quando tutto crolla intorno a lei. No, basta soltanto che vi sediate accanto a lei e che aspettiate che il suo cuore plachi il battito, che il mondo torni tranquillo a girare, e allora vedrete che sarà lei la prima ad allungarvi una mano e ad alzarvi da terra, innalzandovi verso il cielo, verso quel cielo immenso a cui appartiene la sua anima e dal quale voi non la strapperete mai. Per questo, in piedi, davanti a una donna. E questa è una poesia che evidentemente ci fa tremare, ma veramente fa emozionare parecchio in ogni suo punto e in ogni sua parola. È davvero intensa sentirla, Anna Paola, eh? Anche perché è scritta un po' di anni fa, quindi il rispetto per le donne era nelle società sempre molto scarso, però c'erano comunque degli illuminati che capivano il valore di una donna e attraverso la loro arte l'hanno anche espressa. Certo. Allora, Anna Paola, purtroppo io c'ho anche un countdown che ci dice che tra poco finirà questa registrazione, per cui se non andiamo, se andiamo oltre poi rischia di interrompersi tutto, però voglio anche chiedere in rapida sintesi quello che avete in mente come associazione eventualmente per le prossime settimane, per i prossimi mesi, evidentemente, Anna Paola. Allora, innanzitutto la nostra associazione ha un impegno con le donne che è settimanale. Noi ci incontriamo tutte le settimane per 4 giorni di fila facendo camminate a Parco San Felice di Foggia e poi ginnastica presso la Casa del Giovane. E, oltre a questo, sempre in prosecuzione di questa serata che si è tenuta ieri di Artemisia, della presentazione di Artemisia,
Il 14 di dicembre andremo a Napoli tutte insieme a vedere la mostra che si terrà dal 3 dicembre fino al 18 marzo, se non sbaglio, alla Galleria d'Italia, alle Gallerie d'Italia, l'ex Banco di Napoli, su Via Toledo. Faremo una camminata a Napoli, vedremo le opere della Gentileschi e niente, poi staremo tutte insieme. Faremo tutto molto a piedi, ecco, perché la nostra associazione si chiama Runners Parco San Felice. Nella nostra associazione ci sono persone che corrono, persone che camminano e persone che fanno altre attività sportive. Non posso permettere di dire che i suoi occhi valgono più delle parole che ci sta dicendo? Bene. Questo è sicuramente un buon auspicio. Vi seguiremo con la dovuta attenzione, naturalmente. Grazie. Naturalmente ringraziamo di cuore Anna Paola Imbronta, presidente dell'associazione Runners Parco San Felice di Poggia, per essere stata in nostra compagnia, e ci risentiamo e ci rivediamo prestissimo. Grazie, grazie a voi tantissimo. Grazie signor Mimmo Siena. Grazie anche ai nostri ascoltatori, ci risentiamo prestissimo e naturalmente buon proseguimento con i nostri programmi e anche con la nostra informazione.